Il finanziamento dei fondi strutturali prevedeva come asse prioritario l'intervento nelle aree protette e poi questo rientra in una politica del Ministero che prevede proprio che noi vogliamo creare dei laboratori delle energie rinnovabili proprio nei parchi, nelle aree protette, perché in questo abbiamo in mente anche di attivare dei percorsi di educazione ambientale per i ragazzi, per le scuole, per i cittadini, in modo che vedano da vicino come funziona un laboratorio di energia rinnovabile e pensiamo che questo possa replicare il modello della comunità sostenibile per attivarlo dapprima nelle aree protette e poi replicarlo in altre aree del paese. Vogliamo dare il messaggio come Italia che la natura e il rispetto dell'ambiente non è più un limite allo sviluppo economico, ma vogliamo indicare una via che riesca a conciliare la crescita economica con lo sviluppo e col rispetto appunto dell'ambiente. Il modello di comunità sostenibile vuol dire riuscire a mettere insieme almeno quattro elementi: la vivibilità, il rispetto della natura, la crescita economica e soprattutto l'educazione verso stili di vita che siano ecocompatibili e rispettosi dell'ambiente.